allora detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Buonasera gentile pubblico di Vivere la Vita, prosegue il nostro viaggio fra gli antichi mestieri del centro Abruzzo e oggi approdiamo nella frazione di Valle Larga di Pettorano sul Gizio per parlare della produzione locale di olio nella Valle Peligna e lo facciamo con Ermoli Crugnale, nostro ospite. Buonasera Ermoli. Buonasera. E con Giuseppe Agronomo. Sì. Buonasera. Buonasera. Allora, è una storia lunga quella di Ermoli, perché la produzione e la cura dell'olivo risale al secolo scorso, possiamo dire. Quindi da quanti anni ti sei addentrato in questo mestiere? Io da quando ero piccolo, perché prima ce l'aveva mio padre, e ho continuato io dopo mio padre. Anche mio nonno aveva un frantoio, allora la tradizione si è passata da un po' su tutto. Quindi hai avuto familiarità con l'olio e con l'olivo, diciamo, dall'infanzia, da sì. Piccolissimo. È un mestiere che ti ha accompagnato e ti accompagnerà ancora per tanti anni. Sì, e sono 2-3 anni che stiamo a differenziare la rustica dalla gentile, che sono due varietà vecchie della zona, che ci sta... profili sensoriali diversi che dopo spiegherà l'amico con Antonio. Eh sì, la rustica e la gentile è evidente che sono due potenzialità del territorio della Valle Peligna e noi siamo in questo angolo che oltre ad ammirare il buon olivo possiamo anche contemplare il paesaggio. Questo è uno scrigno di bellezza. Come si snoda lo stile di vita di una persona che poi deve curare l'olivo, almeno nei tempi dell'anno favorevoli? È lungo, perché si comincia dalla primavera con la potatura, dopo una piccola lavorazione del terreno e dopo si passa alla raccolta verso la fine d'ottobre, primi di novembre. Quindi diciamo il periodo indicato dobbiamo ancora aspettare un poco, sì, per raccogliere. Il giorno ancora si deve aspettare. Quest'anno si deve anticipare un po' perché ci sta un po' l'attacco della mosca, siccome essendo un'azienda in biologico non possiamo fare trattamenti. Quali sono i fattori che possono contaminare l'olivo e quindi anche il prodotto? La cosa principale è la mosca, dopo il tempo di raccolta e il trasporto in frantoio, che deve essere immediato. Prima lo porti meglio è, se il frantoio stesse sul campo fosse la cosa ideale. Quindi c'è una fase di trasporto che poi deve rispettare i tempi, altrimenti il risultato potrebbe essere compromesso. Sì, sì, più tempo lo tiene a casa e più si rovina l'olivo. Allora, passiamo proprio alle tecniche dell'olivo con Giuseppe Colantoni. Anzitutto torniamo sulla produzione locale della Valle Peligna, perché effettivamente ci sono dei fattori ambientali, territoriali che favoriscono e consentono la produzione di un buon olio. Sicuramente sì, questa è una zona vocata all'olivicoltura e ci differenziamo dalla costa per diverse caratteristiche. La prima è varietale, perché praticamente sulla costa abbiamo una varietà principale che è la dritta. Qui in realtà siamo nella Valle Peligna, quindi in località Valle Larga, e le due varietà più rappresentative sono la rustica e la gentile dell'Aquila, che hanno delle caratteristiche particolari, quindi si differenziano non solo da un punto di vista varietale, ma anche da un punto di vista di terreno, di clima e di ambiente. Quindi possiamo dire che sono due varietà che ci danno delle grandi soddisfazioni, soprattutto se andiamo ad anticipare le raccolte, e quindi si è passati sostanzialmente qui fino a 2-3 anni fa, si raccoglieva i primi di novembre, attualmente dal 15 ottobre in poi io penso che sia il momento opportuno per ottenere oli nettamente più fruttati con un profilo sensoriale particolare
e con delle cariche fenoliche importanti, perché poi i polifenoli sono quelli, sono diciamo gli elementi, le sostanze importanti per l'organismo, perché hanno un'azione antiossidante. La gentile si caratterizza dalla rustica proprio per questo profilo sensoriale, cioè in quest'olio, se noi raccogliamo in maniera anticipata, riusciamo a ottenere dei profumi paragonabili a un sentore particolare, quindi un fruttato erbaceo con note di foglia di pomodoro, carciofo, mentre nella rustica abbiamo più un sentore di mandorla. Quindi è importante capire anche che il mondo si evolve, che naturalmente l'aspetto importante che anche Ermoli sta seguendo è quello di produrre oli monovarietali, cioè oli provenienti da una sola varietà in cui riusciamo a caratterizzare molto l'olio, a differenziarlo dagli altri. E quella è la scommessa che noi possiamo vincere come territorio e come luogo, insomma. Quindi possiamo dire che l'olio della Valle Peligna è diverso dagli altri oli proprio per questi fattori che lei ha ben evidenziato. Lei esercita la sua professione anche nel capoluogo adriatico, quindi quali sono le analogie e le differenze per quanto concerne la produzione di olio tra la Valle Peligna, Valle Larga in questo caso, e la costa Pescara? C'è una notevole differenza da un punto di vista di costi vivi. Produrre olio in questi territori è nettamente più complicato, sia perché abbiamo estensioni piccole, quindi qui stiamo parlando di un'azienda che ha 3 ettari di oliveto, nella costa abbiamo magari aziende che hanno 20-22 ettari, quindi è normale, la raccolta riescono notevolmente ad abbassare quelli che sono i costi di produzione. Però l'arma vincente di questo territorio è proprio la qualità, è proprio il fatto che dobbiamo comunque fare degli oli che hanno una marcia in più rispetto agli altri territori, ma non solo al capoluogo regionale, ma anche rispetto ad altre regioni che magari sono partite prima rispetto a noi sulla qualità, sugli oli monovarietali e quindi su quelli che sono gli aspetti qualitativi degli oli. E quindi possiamo dire che la Valle Peligna è pioniere della produzione di un buon olio, anche per questo target che l'abbiamo dato, no? Quindi un aspetto sensoriale diverso e la Valle Peligna quindi si differenzia. Ora, abbiamo visto la scorsa settimana con la vigna, con la vendemmia, che purtroppo è la più scarsa, quella del 2014 dal 1950, come hanno inciso le condizioni atmosferiche per danneggiare la stessa. Non so se anche quando si coltiva l'olivo poi dobbiamo sempre tenere presente il clima. Sicuramente questa non è stata un'annata eccezionale, nel senso che sulla costa abbiamo avuto diversi problemi, attacchi di mosca. Qui la situazione è un po' diversa perché siamo un po' nell'entroterra, quindi sostanzialmente gli abbassamenti termici e naturalmente il freddo che c'è durante l'inverno ci aiuta notevolmente a ridurre l'inoculo e quindi l'infestazione. Quindi qui noi riusciamo comunque a cavarcela, ma questa è stata comunque un'annata difficile e dura. Quindi adesso cercheremo a tutti i costi di anticipare il più possibile la raccolta per evitare l'ultima generazione della mosca, perché come qualcuno sa la mosca compie più cicli, quindi andando a anticipare le raccolte, oltre ad avere dei vantaggi qualitativi, abbiamo anche il vantaggio di evitare l'ultima generazione. Sì, quindi da qui poi la motivazione, no, di anticipare rispetto ai tempi naturali la raccolta dell'oliva. Allora torniamo con Ermoli. Vista la tua storia e la tua vita, non so se oggi si parla sempre di un investimento giovanile, no? Al lavoro della terra, al primario e alla produzione locale, quindi stimolare la produzione locale. La saggezza è sempre sintomatica all'esperienza, quindi se un giovane oggi decidesse di coltivare l'olivo, quindi di lanciarsi in questa avventura, da Ermoli quale consiglio potrebbe ricevere? A trovarne un giovane che ritorna all'agricoltura, un po' difficile, perché tutti, anzi ci sta qualche giovane che sta tornando in parte alla raccolta degli olivi, gli altri terreni, se guardiamo in giro, stanno tutti senza lavorare. Sull'oliva qualche giovane sta ritornando. Allora, Giuseppe, forse un esempio vivente in tal senso,
Come la produzione dell'olio può essere fonte di sviluppo e di ricchezza, oggi anche fonte di un rilancio occupazionale? Allora, sicuramente per i giovani che iniziano, diciamo, l'attività di agricoltori ci vuole tanta passione, tanta ricerca e capire che occorre anche che ci sia un progetto olivicolo. Progetto olivicolo in cui loro devono cercare di avere una certa costanza produttiva, quella è la cosa principale, perché la qualità si ha solo se il progetto sia ripetibile nel tempo, quindi una qualità che poi possa in qualche maniera continuare nel tempo. Quindi a chi, diciamo, vuole in qualche maniera intraprendere l'attività di imprenditore agricolo, consiglio vivamente una grande passione per quello che è il territorio, l'ambiente, per quello che è questo paesaggio che è spettacolare. Quindi la passione è, diciamo, un reinvestire in un territorio martoriato della crisi, forse propedeutico anche alla una buona riuscita. In sicuramente sì, perché dobbiamo prendere in considerazione che qui c'è, io dico sempre che nella Valle Peligna abbiamo come una piccola Ferrari, no? Che è ferma in garage e qualcuno deve comunque riattivarla. A volte faccio l'esempio, no, di tutto ciò che è la viticoltura, no? E quindi attualmente si stanno riscoprendo quelli che sono i cosiddetti vitigni autoctoni. Qui noi non dobbiamo riscoprire niente perché ce l'abbiamo. Quindi il territorio nostro è ricco di varietà che risalgono a millenni e quindi tocca solo capire, progettare e riorganizzare il tutto. Quella è, secondo me, l'arma vincente per far sviluppare questo territorio e portare quelli che sono i nostri prodotti sia in Italia ma anche all'estero. Paradossalmente chi si trova a produrre l'olio nella costa vorrebbe tanto avere effettivamente questi territori. Sì, ma in realtà io sto notando negli ultimi anni anche una richiesta di oliva dalla costa, perché loro si sono accorti che effettivamente le nostre varietà, le varietà locali, hanno un qualcosa in più, una marcia in più. Paragonabile, praticamente noi abbiamo questa bella gentile dell'Aquila che ha un profilo sensoriale che è paragonabile alla nocellara del Belice che sta in Sicilia, alla scolana tenera che è nelle Marche, quindi anche noi possiamo comunque valorizzare il prodotto. Prendete in considerazione che un olio tranquillamente nelle Marche di monocultivar di Ascolana viene venduto a 15-20 euro mezzo litro. Qui attualmente i prezzi sono nettamente più bassi, però non dico di arrivare a questi prezzi, ma cercare almeno di avere dei prezzi di vendita che poi possano permettere di remunerizzare tutta l'attività agricola. Una grande barriera che il giovane deve superare, il giovane volenteroso che si vuole lanciare anche nella produzione dell'olio, ma come nell'agricoltura in generale, nel primario, è un sistema fiscale gravoso. Non so se anche per quanto sì. Riguarda la produzione dell'olio esiste questo ostacolo molto tangibile. Purtroppo sì, perché comunque io vedo che i controlli sia ai produttori ma anche e soprattutto ai frantoiani sono dei controlli veramente particolari. Nel senso che loro devono comunque, diciamo, hanno una fiscalità e un controllo veramente molto, molto pressante. E quindi bisogna aggiornare dei registri di carico e scarico dell'olio, bisogna aggiornare le giacenze anche a scadenze settimanali. Quindi è un lavoro che secondo me da una parte serve per tracciare l'olio, evitare che gli oli dalla Spagna e dagli altri, diciamo, territori arrivino in Italia, però effettivamente creano grandi lavori e poi burocratici alle spalle. Quindi la burocrazia rallenta l'entusiasmo a volte? A volte sì, a volte sì, perché comunque poi non si vede un riscontro, nel senso che poi magari l'agricoltore o il frantoiano va al supermercato e trova l'olio a 2,50 euro e quindi dice: ma tutta questa burocrazia che io faccio per controllare l'olio, per avere una tracciabilità, poi non riscontra fisicamente e materialmente e quindi magari si trova in difficoltà, si trova un po' scoraggiato. Però d'altro canto dobbiamo dire che abbiamo anche dei fattori positivi, faccio riferimento ad esempio ai cosiddetti piani di sviluppo rurale che i giovani imprenditori possono naturalmente prendere e quindi possono naturalmente utilizzare per rivalutare le loro aziende, il territorio e l'ambiente.
Va bene, quindi noi facciamo diciamo appello a questi fattori, perché effettivamente la Valle Peligna merita un continuo stimolo di intervento in tal senso, perché è vocata alla produzione di olio. Quindi questa è una fase di stallo per l'ulivo, per la prima quindicina d'ottobre sarà anticipata la raccolta. Ci diceva Ermoli che rispetto al 2013 siamo scesi quasi alla metà dei quintali prodotti, quindi da 20.000 a 10.000. Sì, qui in questa azienda sì, ma in altre circostanze anche il 70%, sia qui nella Valle Peligna ma anche e soprattutto nella costa, perché l'annata è stata veramente particolare, ricca di piogge, in fase di fioritura, in fase di allegagione, problemi che sono negli oliveti a fondo valle ne hanno risentito in particolar modo. Va bene Ermoli, noi ci auguriamo che quel poco di olio che poi verrà diciamo prodotto quantomeno sia buono e la qualità poi sia garantita. Sì, sì, quest'anno l'oliva si vede bella, si vede. A parte che qua non è il problema dell'oliva, il problema è che ci sta è attacco dei cervi e dei caprioli che mangiano tutto l'oliva. Se guardiamo gli olivi, stanno a 2 metri, questa è bassa, gli altri stanno a 2 metri, 2 metri, 2 metri e mezzo. Va bene, allora Ermoli in bocca al lupo e noi ci auguriamo che comunque il tuo olio sia buono, visto che potresti essere anche pioniere, data la localizzazione. No, l'olio mio è buono, lo esporto pure in Germania, che mia nipote ha aperto un'altra azienda là per vendere l'olio e là quindi, mezzo litro d'olio lo vende a 16 euro, non è che qualità è apprezzata dai tedeschi. Allora, in bocca al lupo Ermoli, grazie anche a Giuseppe Colantoni per il suo contributo tecnico e buon lavoro anche a lei. Grazie. E grazie al nostro pubblico prosegue su Onda TV il nostro viaggio fra gli antichi mestieri del centro Abruzzo. Buona serata e viva la vita!